Bella ragazzi e ben ritrovati nel mio canale di Cure93. Oggi faccio un video un pochettino in ritardo perché ho finito adesso la palestra. Stamattina non ero libero per poter fare il video con un gameplay che volevo farvi di Call of Duty Ghost. Visto che mi volete tanto bene, visto che me lo chiedete tanto, anzi mi volete far soffrire su quel cazzo di gioco di merda. Comunque sia, spero che la capigliatura vi piaccia, ho cambiato anche questa. E volevo oggi fare un video su 4 novità di Xbox One che potrebbero magari interessare a molti di voi. Comunque sia, partiamo subito con la prima. La prima ovviamente parliamo della modifica di Xbox One, che c'è scritto che sarà questione di mesi, quindi speriamo che entro il 2015, entro il 2015 ci dovrebbe essere la modifica dell'Xbox One, quindi sarà possibile acquistare magari i giochi a un prezzo minore, perché non so ragazzi il prezzo del Blu-ray, comunque un CD Blu-ray, ma se non sbaglio si dovrebbe girare intorno ai 20 euro, 25 euro, massimo 30. Quindi sarebbe un risparmio del 50%, 40-50% del prezzo originale di ogni gioco originale che c'è su Xbox One. Sicuramente a molti di voi interesserà, però ragazzi ricordiamoci sempre che quando modificate Xbox One state modificando una console che costa ben 500 euro, quindi dovete decidere bene, dovete scegliere bene se farlo o meno quando ci sarà la possibilità, quanto costerà la modifica. E ovviamente perché c'è il rischio ban, e il rischio ban non comprende esclusivamente il profilo, ma comprende proprio l'Xbox. Come sapete, chi magari sa dell'Xbox 360, io ho avuto degli amici che magari gli hanno bannato l'Xbox 360 e gli hanno bannato proprio l'Xbox, quindi la console non entrava più su Xbox Live. È una cosa un po' delicata, bisogna scegliere bene se farlo o meno, per un risparmio comunque sia notevole. Quindi ragazzi pensateci bene e aspettiamo questa modifica. La seconda ragazzi è una notizia un pochettino più soft, più leggera. Xbox One Smart Glass, che sicuramente avrete sia su iPhone, sia su Android, sia su Windows Phone se non sbaglio. Io comunque su iPhone ce l'ho l'applicazione e c'è scritto che sarà possibile acquistare i giochi dallo smartphone. Non so come sia molto utile questa applicazione, comunque per chi magari non è mai a casa, non ha la possibilità di dare uno sguardo a tutti i titoli che vengono offerti, magari arcade, cazzatine varie, molto leggeri, o comunque sia in offerta direttamente da casa, si potrà vedere direttamente dal cellulare, se avete ovviamente uno smartphone decente, quegli smartphone che vi ho detto, quindi magari un Samsung, un iPhone, un Nokia che hanno ottimi sistemi operativi, avrete la possibilità di vedere quali giochi sono in offerta, quali titoli stanno uscendo eccetera, e magari anche di acquistarli, perché sicuramente avrete il credito, quindi i classici Microsoft Point o le gift card che potete comprare. Se avete bisogno delle gift card a un prezzo minore, contattatemi pure che vi darò ovviamente il sito dove comprarle a un prezzo veramente buono. Ovviamente più acquistate una gift card che vale di più, o magari Xbox Live mesi in più, tipo un anno, ovviamente più sarà alto il costo, più sarà alto ovviamente le gift card o Xbox Live Gold, più ovviamente il prezzo scenderà. Quindi ditemelo pure. E quindi ragazzi, questa è una notizia molto leggera che non servirà, diciamo, non cambierà quasi niente. La terza notizia che potrebbe interessare a dei fan di questa saga, che ovviamente è Gears of War, è che le faranno uno per Xbox One con una grafica ai massimi livelli. Come al solito vi lascio sempre l'immaginetta, vi lascio sempre l'articolo, quindi se siete interessati ovviamente leggetelo, questo è l'articolo che ho trovato. Molti di voi sicuramente lo stavano aspettando, perché secondo me siete rimasti un pochettino delusi da Gears of War Judgment. Io spero che questo Gears of War sia ottimo, un ottimo titolo, perché io mi sono innamorato della saga grazie al primo e al secondo. Il terzo mi ha fatto un pochettino cagare e il quarto neanche l'ho giocato perché non c'entravo un cazzo con i classici personaggi che c'erano nella vecchia saga, nel 1, 2 e 3. Quindi ragazzi, spero che a molti di voi possa interessare questo titolo. Sicuramente uscirà dopo il 2015 e prepariamoci per l'uscita ovviamente. La quarta notizia che troviamo ovviamente riguarda le DirectX 12. Potrebbero arrivare, ragazzi, io spero ovviamente che arrivino nel 2014, massimo inizio 2015, e sono delle, diciamo, dei bei multimediali molto interessanti che potrebbero ottimizzare al meglio la Xbox One. Quindi i giochi potranno essere migliorati, magari mandati tutti a 1080p, e ovviamente questo ovviamente gioverebbe sulla Xbox One. Perché da quello che ho letto ovviamente sulle notizie, la Xbox One utilizza esclusivamente un core sugli 8 che ha. Quindi ragazzi, diciamo che deve essere ancora ottimizzata al meglio questa Xbox, e
mi fa piacere questo, anche se ovviamente ci vuole tempo per migliorarla. Io sono contento che comunque mandano sempre aggiornamenti. Forse sono solo io che mi arrivano fisso aggiornamenti, forse è solo a me che arrivano aggiornamenti su aggiornamenti, perché ho ricevuto quella cosa di beta tester e quindi ho anche quella possibilità di vedere gli amici online. L'ho avuta prima del 18 aprile, mi sa, o 14 aprile è uscito l'update per tutti. Quindi già quelli sono miglioramenti. Ho detto che ci saranno dei miglioramenti anche per vedere la TV direttamente su Xbox One. Quindi queste DirectX 12 le sto aspettando da molto. Spero che forniscano veramente un input per rendere, per far diventare potentissima l'Xbox One, sfruttare tutti gli 8 core, se è veramente così, che ne sfrutta veramente solo uno, e rendere tutti i giochi in Full HD, quindi con una grafica eccezionale, pazzesca, come già sta fornendo PS4, perché a me, secondo me, PS4 è un'ottima console, è una console fatta quasi solo esclusivamente per il gaming, e alla fine per i videogiocatori è quello che importa, anche se ovviamente Xbox One è una specie di console multimediale che può servire per vedersi immagini, ascoltare musica, vedersi film, giocare, Skype, cazzate varie, quindi c'è di tutto, ragazzi. Bisogna vedere un pochettino, perché le console sono molto simili ma anche molto diverse per alcuni aspetti. Quindi ragazzi, queste sono le 4 notizie e soprattutto vorrei un giorno poter prendere anche PS4, perché mi interessano molti titoli come The Last of Us o Second Son, Infamous, che non ho mai giocato perché ho avuto PlayStation 2 mazzi di tempo fa e non mi sono mai interessato a questi giochi, mi piacevano più i picchiaduro. Quindi ragazzi, come ho detto, queste sono le 4 notizie che vi ho voluto offrire oggi. Spero che vi siano piaciute. Se avete bisogno di, se volete anzi magari qualche altra notizia, o volete altri video del genere con notizie importanti su Xbox One, magari su giochi, su qualche saga eccetera, ditemelo pure che li farò volentieri, perché mi fa piacere ogni tanto spulciare sulle varie cose nuove su Xbox One eccetera. E noi ci rivediamo alla prossima. Quindi ragazzi, bella.